Host 2017, ci troviamo allo stand della Grima Cogeco Group e siamo in compagnia di Pierpaolo Favetta, il responsabile commerciale per l'estero dell'azienda, che intanto invito a salutare. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E al quale desidero chiedere che cosa presenta Cogeco Group con i marchi Grimac, Fiorenzato, qui a Host 2017. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, oggi presentiamo, cioè in questa fiera presentiamo praticamente le novità della linea Fiorenzato. Abbiamo dato più enfasi, diciamo, al marchio Fiorenzato in questa fiera, e nella prossima fiera contiamo di dare la giusta enfasi anche al marchio Grimac. La prossima fiera dovrebbe essere il SIGEP. Probabilmente saremo presenti al SIGEP, ma saremo anche presenti in altre fiere internazionali. Questa è un'occasione per presentare in particolare alcuni prodotti nuovi della gamma Fiorenzato e l'ultima nata, che è la macchina Arena. È una macchina importante perché è dedicata a un mercato, soprattutto al mercato asiatico e ai mercati nord europei, in quanto abbiamo previsto delle versioni di diverse con gruppi a diverse altezze, quindi per fare un espresso o per fare un caffè lungo. Caratteristica tra l'altro di questa macchina è la luminosità, per questo motivo abbiamo deciso di chiamare la macchina Arena. Arena rappresenta un luogo effettivamente dove si sfidano i contendenti e dove c'è molto show. Tutto il nostro stand è stato concepito in questo senso. Vediamo un'area dedicata ai nostri diversi prodotti, non abbiamo potuto proporre tutto, portare tutte le nostre macchine, ma abbiamo dato molta, molta visibilità all'Arena e alla Murano. Ecco, in 30 secondi quali sono le caratteristiche tecniche dell'Arena e della Murano? Allora, diciamo che la Murano è il nostro top di gamma come Fiorenzato, top di gamma in quanto ha una carrozzeria in vetro, ha una tecnologia PID che permette di lavorare con diverse miscele a diverse temperature, con un sistema molto semplice, nel senso che tramite un display abbiamo la possibilità di impostare una temperatura sul gruppo di destra e un gruppo di sinistra, ripeto, con la tecnologia PID che abbiamo sviluppato negli ultimi anni. L'abbiamo abbellita mettendoci ancora più luci sul piano di lavoro. E contestualmente stiamo presentando una macchina che sia ancora più appariscente, anche se leggermente meno tecnologica. Quindi diciamo, per noi la Murano è la macchina più sofisticata, il top di gamma, in vetro, lucente, mentre l'Arena è la macchina, diciamo, che vuole sfidare il mondo. Piccola, compatta, due braccia, ma con doppia erogazione, single server per l'altro braccio. Sì, diciamo, in più, vabbè, è una macchina automatica, elettronica, quindi con la dosatura ovviamente volumetrica. Abbiamo implementato anche delle funzioni software aggiuntive, tipo il lavaggio automatico, il risciacquo automatico dei gruppi per facilitare il lavoro dei baristi e dell'assistenza tecnica in generale. E in più, diciamo, la cosa interessante è che noi lavoriamo con due interruttori, appunto, che ti permettono di illuminare solo la parte inferiore, la parte frontale, così come possiamo con un altro interruttore invece spegnere e accendere i lati e la parte posteriore. Diciamo che vediamo questa macchina come un oggetto funzionale, ma anche esteticamente bello. Un gioiello. E penso che il nome Arena rifletta questa nostra ambizione. Bene, e allora
qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro che sono dall'altra parte possono scrivere per avere senza impegno maggiori informazioni? Allora info@grimac.it o info@fiorenzato.it o altrimenti usare, anzi ancora meglio, usare l'indirizzo Cogeco Coffee Machines. Benissimo, grazie, sei stato molto molto coinciso, ristretto nei tempi, te la sei cavata benissimo, grazie, dinanzi grazie alle mille. Telecamere. Grazie mille, è sempre un piacere incontrarti Fabio. Il piacere è stato mio poterti dare spazio per presentare queste novità a Host 2017. Voi non andate via perché, cari amici, ce ne sono tantissime altre ancora da documentarvi con telecamera e microfono. Ciao Pierpaolo. Saluto tutti, ciao Fabio.